Nord Adriatico Magazine. Benvenuto intanto al direttore Silvio Maranzana, grazie per essere qui, grazie, grazie, con tutto lo staff. Maurizio Stefani, altri, prendiamo posto. Ci accomodiamo, il microfono. Prego, direttore. Sì, ci sediamo. Nord Adriatico, ma... Io voglio salutare anche Maurizio Stefani, prego, io sono in piedi. Prego, prego Maurizio, prego, prego, prego. Prego, io sono in piedi. Nord Adriatico Magazine, quindi è diventato di... ha sposato la causa di Mare Nord-Est da qualche anno, non poteva essere altrimenti. La rivista bimestrale che da oltre 5 anni racconta il mare, l'Adriatico appunto, in tutte le sue sfaccettature. Sappiamo ormai qual è la realtà, direttore. Vogliamo, dopo 5 anni, forse è lecito fare una sorta di bilancio? Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Intanto grazie a Mare Nord-Est che ci ospita e che, con la quale abbiamo un feeling che dura da almeno 3 anni. In quest'ultimo numero, che è il numero 21, abbiamo un inserto speciale doppio addirittura su Mare Nord-Est con 8 pagine, scritte oltretutto dall'esimio Francesco Cardella. E quindi la collaborazione continua, e faccio i migliori auguri anche per il resto della manifestazione. Come dicevi giustamente, Nord Adriatico Magazine è arrivato per l'esattezza 5 anni e un quarto, e spero che molti lo conoscano. È l'unica rivista cartacea che parla di mare in Friuli Venezia Giulia, e per cui è opportuno a questo punto fare un piccolo bilancio di cos'è stato, di cos'è e di cosa sarà. 21 numeri, dicevamo, il prezzo è sempre rimasto a 3 euro. Sono state complessivamente vendute, distribuite e omaggiate 88.000 copie. Sono state prodotte 1.400 pagine, fatti 300 articoli, servizi e rubriche, pubblicate oltre 1.000 foto, tutto fatto da una ventina di giornalisti. Giornale edito da Luglio Editore, che è uno storico editore locale che ha sede a Domio, con libreria in Galleria Rossoni e al Free Time di Montedoro. La sede della redazione è in Piazza Benco, ospitata dall'agenzia qua di Maurizio Stefani. Nell'organico del giornale ci sono un direttore, 12 giornalisti, di cui un segretario di redazione che è Maurizio Lozzei, che è là. Una responsabile degli eventi che è Giulia Stibier, che è là, oltre ad essere giornalisti che producono gli articoli. E un corrispondente dalle province di Gorizia, Udine e Pordenone, un corrispondente da Istria, Quarnero e Dalmazia, un corrispondente da Venezia e Chioggia, una responsabile della comunicazione dei social media, che è Elisa Gerini, che è là, un traduttore, un fotografo che è Andrea Lasorte, ma il giornale si avvale anche dell'ampio archivio fotografico della Luglio Editore. È venduto nelle edicole, nelle rivendite dei giornali e anche in alcune librerie e supermercati in tutto l'arco costiero da Muggia fino a Venezia, ma è anche una piattaforma multimediale. Ha organizzato o partecipato a 60 tra eventi e presentazioni, a Trieste in particolare all'interno di caffè, di teatri, di sedi istituzionali, di gazebi, di tensostrutture, di manifestazioni come queste, avendo la presenza complessiva di 1.500 o più spettatori, tra i quali sindaci, presidente del porto, comandanti di capitaneria, terminalisti, imprenditori, commercianti, scrittori, letterati, dirigenti pubblici e privati, ma soprattutto di tanti cittadini comuni e lettori. Oltre che a Trieste, presentazioni ed eventi sono stati organizzati a Muggia, a Duino, nei castelli di Duino e di Miramare, a Monfalcone, a Opicina, a Precenico sul Carso, a Ronchi dei Legionari, a Grado, a Lignano, in mezzo al Golfo con il Delfino Verde. Ha partecipato a una 50ina di trasmissioni radiofoniche, oltre alle dirette radio. Ha pubblicato migliaia di notizie sulle pagine Facebook, Instagram e X. Ha una partnership particolare con Radio.0, qui rappresentata anche da Francesca Busolini, con il Caffè degli Specchi, e un sostenitore particolare è la Summer Shipping. Ha pubblicato anche pagine di segnalazioni dei lettori, delle nostre iniziative, il diario di un vecchio portuale, interventi di esperti e recensioni di libri.
inserti, cartoline storiche, supplementi particolari per anniversari e per eventi. In questo numero un inserto doppio, come dicevo, per Mare Nord-Est, ma anche un inserto sul Delfino Verde. Fascicoli supplementari dedicati al Carso, allo sport, ai musei. Calendari. Stiamo preparando una mostra che si svolgerà in autunno in Galleria Rossoni, che riguarderà alcuni vari storici avvenuti nella nostra regione, nella nostra zona, e stiamo preparando altre manifestazioni. Magari sul una piccola anticipazione su cosa c'è dentro questo numero, ne parliamo dopo. Adesso anche Maurizio Stefani aveva un piccolo resoconto da questa proprio. Coltre di numeri merita un applauso al progetto, indubbiamente. Va detto una cosa prima della parola a Maurizio Stefani, che è uno delle anime della promozione della crescita attraverso anche la raccolta pubblicitaria soprattutto. Va detto una cosa, 5-6 anni fa, quando questa idea è stata partorita, siete stati abbastanza coraggiosi, visionari, perché produrre una rivista cartacea di questi tempi dove impera il virtuale, i social, l'online, è stata una cosa molto di un certo coraggio. Io vorrei tanto far rispondere a Maurizio, perché partire... No, perché diciamo che le vendite sono una parte dei nostri introiti, del nostro sostentamento, ma una parte ancora più grossa è quella della pubblicità. Intanto volevo ringraziarvi tutti per essere presenti in questo stand. Ringrazio Roberto Vallelli, che è presidente di Mare Nord-Est, che ci ha ospitato in questa importante manifestazione. Quindi grazie. Volevo ringraziare tutti i clienti, perché i clienti, i nostri inserzionisti, i nostri sostenitori sono importantissimi per noi, per poter fare una crescita, diciamo, multimediale anche, posso dire. Questa parola che ormai si usa abbastanza spesso. Materiale cartaceo... Tutti mi davano ovviamente per fallito all'inizio, perché il materiale cartaceo dicono che non funziona più. Invece io penso che, e sono qui appunto per questo, perché il marketing funziona proprio con la carta, soprattutto, perché avete in mano un materiale, avete un libro, un qualcosa da sfogliare, e questo per me è una cosa molto importante. Ho fatto dei dati, come ho parlato con Silvio Maranzana, perché abbiamo fatto i dati che abbiamo tantissimi clienti presenti, e sono esattamente 41 clienti. Abbiamo l'Accademia Nautica dell'Adriatico, la ALPT, Agenzia per il Lavoro Portuale, l'Agostino Fracassi, Imballaggi in Legno e Pallets, la Belletti Group, il partner dei grandi costruttori, il Caffè degli Specchi, l'antico ristorante Tomaseo e la Bomboniera, il Caffè Celsio, la Torrefazione dal 1954 che ci ospita. Quindi sono tantissimi clienti. Tanti c'è un applauso, no, ma un applauso a Maurizio Stefani, perché senza il suo cuore non si arrivava a questo punto. Abbiamo parlato di numeri, di impegno, di lavoro. Direttore, la rotta dove ci porta ora? Dunque, questo qua dicevamo è il numero 21, e abbiamo questo doppio inserto speciale su Mare Nord-Est, appunto grazie alla collaborazione che abbiamo con la manifestazione. Un inserto speciale sul Delfino Verde, servizi sull'estate al mare in regione, in particolare a Trieste, a Grado e a Lignano, i dati e le prospettive sono molto buoni. Poi un servizio sugli acquari dell'Istria, perché purtroppo a Trieste il Museo del Mare, quello grande, è ancora lontano. Il Nautaverso, quello della Camera di Commercio, non si vede ancora nemmeno il progetto definitivo. E l'acquario è chiuso da 4 anni, quindi per vedere un acquario bisogna andare in Istria, in particolare a Rovigno o a Pola o a Pirano. E poi un servizio sul Dopo d'Agostino in Porto, sappiamo che è la più grande incognita che si apre purtroppo per Trieste. Dopo 9 anni Zeno d'Agostino ha dato anche le dimissioni anticipate, e adesso c'è la reggenza temporanea del commissario Vittorio Torbianelli, e dovrà essere scelto un futuro presidente dal quale dipenderà molto delle sorti future di Trieste. Le incognite principali che si aprono su Trieste, sul porto di Trieste, sono questi di D'Agostino, e poi i problemi del passaggio per il canale di Suez a causa degli assalti degli Houthi in Mar Rosso. Poi abbiamo anche un servizio su una società di progettazione navale che non tutti conoscono di Trieste, che progetta, che si chiama Naos, che ha tutto uno stuolo importante di architetti, di ingegneri, di dipendenti anche in altre città, e che progetta addirittura i traghetti con le vele,
quindi traghetti che possono essere per anche una propulsione del vento in determinate circostanze. Poi una sorta di capolavoro che ha fatto la squadra di pallanuoto femminile, che è arrivata fino alla finale dell'Eurocup, e la terza squadra triestina ad arrivare a una finale europea dopo la pallacanestro di Tanjevic e ancora prima l'hockey su pista, e ancora la cittadella dello sport inaugurata in via Locchi da Summer. Poi abbiamo un focus sui fasolari che sono a rischio, per cui c'è un patto tra ricercatori e pescatori per diradare la raccolta, un servizio sul nuovo ramo del Timavo scoperto recentemente in Carso, lasciti architettonici dell'impero asburgico e rivoluzioni urbanistiche compiute poi dall'arrivo dell'Italia tra le due guerre. Voglio ricordare ancora che Nord Adriatico Magazine appunto si occupa di storia, cultura, economia, attualità, scienza, ambiente, turismo, sport, non so se ho dimenticato qualcosa, incentrate sull'argomento mare. Leggende, miti e leggende, di tutto l'arco che va da Venezia addirittura a Montenegro, ma abbiamo adesso in un convegno ho fatto un piccolo accordo addirittura per avere ogni volta una pagina dedicata all'Albania, che comunque si affaccia sull'Adriatico Ionio, e l'epicentro di tutto questo e la maggior parte degli articoli logicamente sono su Trieste e Monfalcone, e il giornale è anche venduto, come dicevo anche prima, da Muggia fino a Venezia. Claudio. Direttore Silvio Maranzara, siamo quasi sui titoli di coda. Direttore, guardando avanti, tra il comparto marittimo di Trieste e dintorni, tra quelli che abbiamo appena elencato, quale sarà, secondo te, quello che ci darà più notizie? La portualità, l'economia, lo sport? Dove andare a scommettere, passiamo il termine? No, ottima domanda, perché nel nostro piccolo, come anche Mare Nord-Est, credo, abbiamo un po' accompagnato una, come si dice ormai con frase abusata, il passaggio di Trieste da città sul mare a città di mare, no? Cosa che avevamo dimenticato, perché adesso il mare è anche fonte di occupazione, di economia e di tanti eventi culturali. Adesso c'è da fare un secondo step, e quindi di passare da città di mare a capitale marittima. Qua manca ancora un po', e logicamente la parte trainante di tutto quanto dovrà essere il porto, che spero che ci dia le principali notizie, perché è legato al porto, c'è la logistica, gli interporti, l'occupazione per tanti nostri giovani, l'istruzione che può venire dal nautico, dall'Accademia Nautica e anche da tante altre istituzioni, e poi vari centri di ricerca scientifica che sono dedicati al mare, l'Istituto di Biologia Marina, l'OGS, la Riserva di Miramare, eccetera eccetera, per cui quando cresce il porto cresce un po' tutto un ambito marittimo, vediamo anche le crociere eccetera, marittimo, turistico, culturale, informativo, e spero anche che qualche giovane non sia costretto ad andarsene o preferisca rimanere qua e trovare occupazione nell'ambito dello shipping e della logistica, dove si cercano anche personale molto qualificati, laureati eccetera eccetera. Prima di chiudere abbiamo una domanda, se non sbaglio, a parte di Bolelli, mi ha alzato la mano come a scuola, no? No, semplicemente noi volevamo esprimere profonda gratitudine alla collaborazione che c'è tra Mare Nord-Est e Nord Adriatico Magazine, perché, come ho già detto più volte, tante volte noi affrontiamo dei temi che voi lanciate e che quindi poi fondamentalmente poi ci ritroviamo a voler approfondire, perché sono di estremo interesse, e quindi confermiamo il nostro supporto a questi nuovi progetti. Soprattutto lo condividiamo su un aspetto fondamentale, cioè quella della visione di tutto quello che ha a che fare con il mare, da Venezia a tutta, diciamo così, la parte fino a quasi all'Albania. Perciò anche noi confermiamo che nel nostro piccolo ci stiamo muovendo a riguardo, quindi un'ennesima prova di sinergia. Tutto qua. Grazie Roberto Bolelli, quindi il gemellaggio è cementato. Grazie ancora Silvio. Sicuramente la collaborazione potrà continuare. Grazie a tutti, grazie ancora. A tutti, in bocca al lupo, grazie a Silvio Maranzara, Maurizio Stefani, grazie veramente.